è possibile il dialogo, è possibile la cultura dell'incontro sulla quale insiste tanto il Papa. E vorrei sottolineare il fatto che il Papa preferisce parlare attraverso esempi concreti, attraverso modelli. Io credo che la scelta del Papa Francesco di andare in Albania significhi soprattutto questa sottolineatura, dire che nonostante le difficoltà che il Paese ha sperimentato e che conosciamo, e sono state difficoltà non piccole, ecco, ha scelto proprio di non utilizzare mai la religione come motivo di scontro e di conflitto. Qual è l'incoraggiamento che la Chiesa vuole offrire all'Albania, che dallo scorso mese di giugno è ufficialmente candidata all'adesione nell'Unione Europea? Quali sono le questioni più impellenti alle quali dovrà rispondere? L'Albania esce da un periodo, da un lungo inverno di isolamento, ecco, nei confronti degli altri paesi. E quindi la Santa Sede offre il suo incoraggiamento, offre il suo sostegno all'integrazione europea dell'Albania, ricordando anche il contributo specifico che l'Albania deve portare a questa integrazione. Possiamo ricordare appunto il patrimonio spirituale che è stato conservato, ecco, nonostante gli anni della repressione religiosa, della persecuzione religiosa che va custodito e vivificato. Possiamo ricordare per esempio il forte senso della famiglia che caratterizza la società albanese, ecco, proprio anche con questa sottolineatura che piace al Papa, quella dei giovani da una parte che sono un po' il futuro e quella degli anziani dall'altra che sono un po' la memoria, no? Ecco, e che hanno un patrimonio di saggezza e di esperienza che deve essere valorizzato. Ecco, quindi noi diciamo l'Albania, ecco, soltanto portando anche queste sue ricchezze, queste sue peculiari caratteristiche, potrà contribuire in maniera efficace al progetto di integrazione europea. Papa Francesco, sempre durante il volo da Seul, ha sottolineato un altro tema di questo viaggio a cui tiene molto, quello della libertà religiosa in un paese dove sono state distrutte, ha ricordato, 1820 chiese. Qual è oggi la situazione? Ah, la libertà religiosa è rispettata e in questo diciamo, contesto la Chiesa ha avviato già da tempo la sua ricostruzione, anche se sarà una ricostruzione abbastanza diciamo, lunga. Ecco, e sì, è stata proprio una persecuzione molto, molto severa, molto dura, no? Che veramente una devastazione, potremmo quasi dire, oltre all'aspetto delle chiese, la distruzione di tutti i luoghi di culto, per quanto ci riguarda possiamo ricordare anche l'eliminazione di quasi tutto il personale, ecco, religioso, no? Mi pare che prima dell'avvento del comunismo c'erano circa quasi 180-200 preti, alla fine nel 1990 ne sono rimasti solo 33, ecco, per dire appunto come c'è stata proprio una politica di eliminazione totale anche del personale religioso. Ecco, poi ecco, l'Albania ha ricominciato la sua ricostruzione, nel 2000 ci sono state le prime ordinazioni sacerdotali, ecco, ci sono stati anche molti giovani che hanno aderito alla vita religiosa, sia maschile che femminile, i laici stanno ritrovando un loro ruolo, insomma c'è speranza. Anche qui, sempre con una piccola nota, diciamo un po' ecco, di campanello d'allarme, speriamo che l'Albania non ceda a quell'onda di secolarizzazione ecco, che caratterizza un po' tutto il continente europeo. Mi pare importante dire che ecco, un paese dove Dio è stato eliminato, è stato cancellato per legge, deve insegnarci a vivere una vita, ecco, il rapporto con il Signore e non lasciarci invece tentare da una vita dove Dio praticamente è scomparso, dove lo si mette da parte. Papa Francesco incontrerà i sacerdoti, i religiosi, religiose, i seminaristi, i membri del mondo laico. Qual è la situazione della Chiesa oggi in Albania? Sì, è una chiesa giovane perché ecco, ci sono molti, molti giovani e anche molti cristiani. No, che vengono alla fede, ecco, molte persone che vengono alla fede. Una chiesa che
caratterizzata appunto dalla nota del martirio, e vorrei dire anche questa testimonianza dei martiri che è stata apprezzata da tutti proprio perché ecco, è stata una testimonianza di perdono ecco, nei confronti dei persecutori. No? Una chiesa caratterizzata proprio da questa fede semplice anche delle persone anziane che però hanno saputo conservarla appunto e trasmetterla al di là di questo periodo tormentato e travagliato della persecuzione, una chiesa anche missionaria, soprattutto nel senso che ha ricevuto molti missionari, soprattutto dopo la caduta ecco, del regime, vista praticamente la scomparsa quasi del clero locale, c'è stata proprio anche una grande generosità da parte dei missionari di recarsi in Albania, di lavorare in Albania, tra questi anche i missionari italiani, forse che hanno dato uno dei contributi maggiori. Ecco, queste sono, mi pare, le caratteristiche principali di questa Chiesa, che devono tradursi appunto anche in un rinnovato impegno per continuare a crescere e trasmettere la fede e per valorizzare tutte le sue componenti.